sarò io che darò voce un po' al nostro studio perché come da presentazione siamo in tre e io sono la più giovane, probabilmente anche simpatica, ma non diciamolo. Andremo a raccontare un po' di quello che è questo tema al quale abbiamo lavorato da un po' di tempo, e si tratta di storie. Si parte con queste immagini. Di questo vaso, perché ho un ricordo molto netto di quando avevo circa 7 anni, ai quali i miei genitori vennero dentro. Ho guardato dentro, ma effettivamente non ci ho visto niente, mi hanno detto, ma è trasparente. E i miei mi dissero, appunto, raccontare, sono le principali attività cognitive che noi facciamo. Solo che a un certo punto ci siamo accorti che non bastava. Cioè non bastava perché dentro quello che era quello che possiamo chiamare mercato, la nostra proposta non stava soddisfacendo e il mercato nell'imprenditore che doveva poter credere nella nostra proposta. E allora ci siamo fatti una domanda: come facciamo a farla soddisfacendo? Raccontare quello che erano le nostre intuizioni, le nostre sensazioni, per dare un valore, ma soprattutto un'unicità. Un'unicità. Per quale motivo? Compriamo Picasso, cioè compreremmo perché non credo che tutti se lo possano permettere. Oppure rimaniamo estasiati davanti a un cielo di bambini. Perché non credo di avvalorare è il tema del gruppo. Il tema del gruppo, e poi tra l'altro io e Valentinito siamo un connubio abbastanza singolare e simpatico perché siamo tre personalità completamente diverse. Trovare quello che è. Cioè, le prime cose che dobbiamo fare è capire le intenzioni del cliente. Quando tu vai dall'imprenditore, ti metti davanti, instauri in dialogo e cominci a dire: ma cosa vogliamo fare? Dove vogliamo arrivare? Lei cosa desidera? Quali sono le sue aspettative? Perché poi ci sono i sogni, ma poi ci sono anche le cose pratiche, le macchiette delle persone, spesso volentieri, gli uomini di bottega, dove vai con lo schizzo, il rendering, il prototipo. E comincia a dire: ma noi vorremmo farlo così, e loro ti dicono: no, non si può fare. A prescindere da qualsiasi cosa, dicono: no, non si può fare. Anche se in realtà, vabbè, non facciamo nomi e cognomi, però tanti. Poi dopo ci prendono anche la mano, ci prendono anche il gusto. Ormai è una cosa della quale siamo consapevoli, anche perché comunque qualsiasi creativo, più o meno designer con il quale parleresti, ti direbbe: andrei avanti all'infinito, e invece no. Di bloccare a un certo punto, quindi poi anche in termini appunto di concorrenza anche tra di noi bisogna darsi delle tempistiche, questo è sicuro. Anche se comunque rispetto a quello che dicevo prima, essendo un gruppo abbastanza unito e abbastanza diverso tra di noi, poi tieni conto che io sono anche una donna, è più difficile probabilmente all'inizio trovare un'ispirazione che possa prendere il giro per tutti, ma poi in realtà dopo, per quel principio che dicevo prima, uno va a colmare il dubbio dell'altro, quindi poi a un certo punto si dice: no, ok, abbiamo deciso di stare su questo tema, sviluppiamo questo, diamoci questi tempi, da qui a qui poi basta. Ci stai dietro. Fate delle ricerche di mercato per sapere se è il caso di quindi fondamentalmente dal settore. Ci sono clienti, abbiamo visto Pirelli o Vodafone, dove normalmente noi interveniamo e ci viene dato un brief di lavoro. Dal brief noi iniziamo a mettere giù degli schizzi, dei disegni, e da lì con loro sviluppiamo quelle che possono essere poi delle matematiche. Cosa ben diversa nel design, io chiamo della Brianza o del Veneto, legato all'arredo, legato alla pura creatività, quindi arredo, lampade, dove il brief lì nasce da noi. Noi facciamo ricerche continue sui materiali, che è un po' il nostro cuore, e poi ci rivolgiamo molto alla natura per vedere le forme, per vedere delle evoluzioni. È difficile trovare un punto comune per partire dove nasce un'idea, perché ognuno di noi approccia il concetto in maniera molto differente. Non so, chi prende un approccio molto tecnico, chi ha un approccio legato subito all'intuizione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nata l'idea poi deve essere in qualche modo però resa industriale, cioè abbiamo visto tutti prodotti che in qualche modo sono legati a tecnologie industriali, cioè il design esiste quando è produzione industriale, se no è artigianato.
ci sono alcuni settori in cui artigianato e design vanno molto vicini, che è il caso dell'arredo o delle lampade ad esempio. La capacità nostra, secondo noi, dove abbiamo sempre puntato, è nel mescolare questi concetti. Cioè, una produzione industriale spesso può diventare artigianale, una produzione artigianale può diventare industriale. È chiaro che la capacità è di riuscire a mettere un'idea e poi di farla nascere, cioè di renderla producibile. Anche qui si stanno tante idee, quando tra di noi ci troviamo iniziamo a mettere giù dei concept, vengono chiamati, cioè degli embrioni di idee. Dopodiché assieme si valuta, sì, questa è la strada da portare avanti, no, questa è la strada da abbandonare. E poi con l'imprenditore nascono proprio delle storie sugli oggetti, cioè con l'imprenditore fate vedere queste due o tre idee, da lì si porta con lui avanti la storia, ma nascono proprio dei rapporti personali. Non a caso nel design spesso i designer sono molto affiatati con gli imprenditori, cioè grossi architetti, probabilmente il caso di Citterio con B&B, Patrizio Occhiola con Moroso, cioè spesso gli architetti vanno a braccetto con alcuni imprenditori, perché si sta un rapporto personale, cioè un'affinità di carattere. Perché purtroppo, visto il momento difficile che stiamo attraversando, l'industriale non vuole rischiare. Per cui, se una volta era la Brianza che faceva immagini nel campo del settore dei mobili, adesso vi parlate che voi disegnate per la Cina. Una volta era la Cina che copiava quello che facevamo. Design, ma di sviluppare l'oggetto nel suo assieme, ovvero partire dall'idea, dai pensieri di cui parlava Ivan, però portare avanti questa idea fino al definitivo sviluppo tecnico, quindi una vera e propria assistenza alla produzione che noi forniamo all'imprenditore di turno. Che è una caratteristica non di tutti gli studi, in quanto è frequente trovare studi che si occupano soprattutto dell'idea, ma poi lasciano il progetto in mano totalmente all'azienda. Ovviamente seguire tutta questa fase comporta dei tempi, e sono proprio i tempi che ultimamente stanno mancando, come diceva adesso Ivan, soprattutto nella compressione della prima fase di sviluppo, che è quella dove sarebbero richiesti più interventi, più ritocchi, correzioni e soprattutto campioni e prototipi. Ho avuto una piccola esperienza di dover produrre dei contenitori, delle valigette che contenevano delle cose. Mi ricordo, ahimè, 30 anni fa, che andai dal modellista che fece il primo campione, oppure questo modellista, sto parlando di Eumenia, quindi del Lago d'Orto, dove ci sono tutte le rubinetterie, l'Alessi. E quindi spesso c'erano proprio questi disegni, e dal disegno questo artista poi produceva il campione da dove poi venivano realizzati gli stampi. E invece oggi mi sembra che ormai sia il modellista sia un lavoro finito, perché con queste, credo che ci siano addirittura delle macchine che apportano la resina per creare i pezzi direttamente dal computer, quindi tutto quello che viene inizialmente messo giù in una fase, l'iter concettuale è più o meno così, c'è uno schizzo ancora a mano, quello è il cuore vero del designer, cioè l'intuire un problema e disegnarlo in maniera differente. Questo rimane il cuore comunque, che in qualche modo dà un valore diverso e aggiunto, cioè il vedere un problema che gli altri probabilmente o non vedono, oppure lo vedono ma riesce a risolverlo in maniera differente. Dopodiché si apre l'iter invece tecnico del disegno industriale, quindi dal concept, dallo schizzo fatto a mano, c'è una fase di modellazione superficiale con un software 3D a tre dimensioni, quindi vuol dire che viene modellato virtualmente l'oggetto. Da quella modellazione virtuale dell'oggetto si passa a una fase di prototipo. Fino a un po' di anni fa c'era il vecchio modellista che con la Ciba e con la sgorbia lavorava. Qui in Brianza chi lavora negli imbottiti... Il nostro lavabo che avete visto prima è stato fatto da un modellista. Sì, lì dipende molto dalla tipologia dell'oggetto, perché esatto. Giustamente il lavoro di modellista non possiamo dire che è proprio sparito, ma sicuramente si è ridimensionato e ha cambiato un pochino il taglio. L'oggetto ha una notevole influenza, ad esempio, vista un po' la carrellata che ha fatto Giulia prima, se parliamo del router,
è un oggetto estremamente tecnologico, quindi è composto da parti in plastica che devono assemblarsi tra loro e ha delle dimensioni contenute. Quel router che abbiamo visto è circa 20 cm per intenderci, quindi un po' più grosso di quello che abbiamo tutti a casa per la gestione dell'internet. È un po' più grosso, diciamo, di quelli tradizionali, ma è una dimensione contenuta. Contenuta vuol dire che esistono nuove tecnologie, quelle a cui si accennava, quindi di prototipazione rapida, in quel caso esattamente stereolitografia, ovvero esiste una macchina che deposita delle gocce di resina e vengono solidificate istantaneamente, e questi strumenti permettono di costruire in pochissimo tempo, si parla di ore, un modello fedele al 99% a quello che sarà il finale. Abbiamo tolleranze, per intenderci, di decimi di millimetro. Questo vuol dire che ho un oggetto realistico per il tipo di materiale, perché è sempre una resina plastica, per le dimensioni, perché è assolutamente fedele, e con questo oggetto io posso fare delle simulazioni di montaggio. Ad esempio, posso montare all'interno del router tutto quello che è la componentistica elettronica, assemblare le scocche, fare una finitura estetica, quindi posso simulare anche il colore, la finitura lucida, tutto quello che avrà il prodotto finito, e vedere un oggetto realistico al 100%. Cambiano un pochino i parametri cambiando settore. Ad esempio, lo sgabello New York in legno curvato comincia a essere un oggetto non riproducibile in prototipazione rapida, o quantomeno non avrebbe le stesse funzionalità, perché intervengono tecnologie diverse, più artigianali. Parliamo di legno curvato, quindi io posso dare un raggio misurato da computer, ma non verrà mai nella realtà riprodotto fedele al 100%. Quindi c'è questa opera di compensazione e di applicazione della tecnologia sul tipo di materiale. Abbiamo visto le vasche, anche lì non avrebbe senso fare una prototipazione, sarebbe addirittura impossibile per via delle dimensioni, ovvero le macchine di prototipazione hanno dei limiti fisici, oltre a un costo di prototipo. Quindi anche lì dipende molto dalle necessità e dalla tipologia di oggetto finale da valutare. Abbiamo anche il rapporto umano. Con la stereotografia noi spediamo un file a un service che è una copisteria e ci arriva l'oggetto stampato. Certo. Con il lavandino, la vasca, bisogna andare dal modellista o dal prototipista qua in Brianza al mattino, convincerlo di fare il campione e stare là con lui. Quindi cambia proprio. E cambia la mole di lavoro progettuale, ovviamente. Sì. Perché per fare un modello tridimensionale in prototipazione rapida bisogna aver fatto tutta la progettazione fino alla fine a computer. Quindi probabilmente mesi di lavoro, il router è un anno di sviluppo tecnico. Per fare lo sgabello, ipoteticamente, basterebbe uno schizzo fatto questa sera sul tovagliolo con due misure e domani mattina andare dal modellista e dire prova a mettere insieme qualcosa che gli assomiglia. Cioè l'intuizione lì è pura idea, cioè lo sgabello è l'intuizione del disegnare qualcosa di differente. Di là c'è più un lavoro tecnico, quindi c'è più un lavoro di engineering, quindi si chiama disegno industriale, con un taglio più industriale da una parte e più creativo nel lato dell'arredo,